vuole sollecitare, invitare caldamente al corso. Grazie, grazie. Non è necessario che sottolinei di nuovo la novità di quest'anno. E guardate che per realizzarla ci è costata particolarmente una dura fatica, perché ingaggiare i relatori che abbiamo messo in fila è stata un'impresa, vi garantisco. Abbiamo cercato di avere il meglio. Iniziamo lunedì appunto con la presenza del professor Barzaghi, che è uno dei massimi teologi italiani. Sì. È un domenicano che ha insegnato in Università Cattolica della Lateranense ed è responsabile dello studio teologico domenicano di Bologna. Sono personaggi che il mondo ci invidia, il mondo della cultura. Quindi dobbiamo fare bella figura. Quindi lunedì voglio vedere quest'aula piena. Per favore, gli altri impegni li rinviate. L'abbiamo collocata lunedì perché poi mercoledì c'è una lezione distensiva, per cui io vi chiederei di mettere tra parentesi quella prima parola della libera Università dei Santi Benedetto Scolastici. Via libera, obbligatoria a venirci. Cercate di capire, è sempre libera. Però abbiamo bisogno veramente di anche onorare. È una volta al mese. Non vi chiediamo dei grazie. Il grazie che ci date è la vostra partecipazione. Quindi noi ci siamo impegnati, dico io, con tutti, che questa cosa l'abbiamo pensata assieme a Monsignore, tanto per quindi con Monsignore e poi con Amelie, con Marco, eccetera. Abbiamo pensato e vogliamo provare a vedere se è una cosa che funziona. Ma funziona perché evidentemente è un percorso di approfondimento. Non sto a ribadire il fatto che qui non facciamo nessun percorso che abbia altre logiche diverse che quelle dell'approfondimento scientifico. Il tema, l'oggetto su cui rifletteremo in queste 8 lezioni è un tema molto. Abbiamo i migliori esperti, bisogna che evidentemente perché loro diano il meglio di se stessi e ci sia un auditorio qualificato. Dal punto di vista della qualità, ormai vi vedo negli occhi e una qualche esperienza in proposito ce l'ho, perché sono in grado di valutare se l'attenzione c'è o se invece chi mi parla non riesce ad entrare nelle corde, e siccome invece vedo sempre che i vostri occhi sono attenti, e la riprova sta nei dibattiti che facciamo dopo, nella discussione sono sempre interventi puntuali, quindi c'è la preparazione anche per fare quel minimo sforzo in più. Mi fermo qui, confido che l'appello sia accolto. L'approccio non è quello della predica sentita in chiesa, perché anche in chiesa ci parlano dei profeti, ci parlano dei... è un'altra cosa. Venite ad ascoltare questi temi visti dall'ottica della scienza, dell'approfondimento, dell'acquisizione del linguaggio, dell'imparare parole nuove, che servono anche che poi quando uno va in chiesa a capire meglio quello che viene detto. Basta, non possiamo permetterci
Dixon, tra l'altro tempo il nostro relatore, grandissimo ospite, la cui competenza ormai conosciamo. Il tema di quest'oggi è un tema affascinante perché è la piccola Atene, Sabbioneta. Guardate che l'UNESCO non dà così facilmente il proprio patrocinio, lo dà quando le domande, le proposte che si fanno all'UNESCO sono proposte di alta qualità. In Italia di siti di straordinario valore ce ne sono tantissimi. Sabbioneta, il fatto che abbia già raggiunto l'obiettivo di essere stata inserita nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità, la dice lunga. Su che cosa ci sia a Sabbioneta? Perché è un gioiello che merita di essere conosciuto? E chi ci è andato già, se ci ritorna, scoprirà cose che non aveva visto la prima volta, perché è una stratificazione di storia e per ogni secolo c'è un monumento, c'è una realtà, c'è un particolare, c'è una vicenda che merita di essere conosciuta. Lo scopriamo con il suo aiuto. A lui do la parola, lo ringrazio di essere qui. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ormai già qualche anno che sono vostro gradito ospite, quindi mi fa piacere rivedere facce ormai conosciute, ormai diversi di voi siamo quasi degli abitué. È bello essere anche qui in questo auditorium. Parlavamo appunto il professore, parlavamo prima con Marco, dal primo anno è bello vedere che un'iniziativa così di voler fare cultura si allarga e si amplia e diventa sempre più grande. Fare cultura non si sbaglia mai ed è sempre, sempre una cosa meritevole. Ve lo dico io che anche in un paese molto più piccolo del nostro, dove fare cultura è assolutamente più complicato. Quindi è veramente un piacere a livello personale vedere che c'è così tanta gente che ai nostri tempi è ancora interessata a imparare cose nuove, a interessarsi a qualunque età. Questo sono io che faccio un applauso a voi per questo, davvero. Oggi appunto parliamo di una realtà, come diceva il professore, molto particolare, Sabbioneta. Sabbioneta, la piccola Atene, questo nome che può sembrare un po' aulico, un po' esagerato. Confrontare un paesino della provincia di Mantova con Atene può sembrare un pochino esagerato, ma vi assicuro che è tutt'altro. Sabbioneta è una realtà particolarissima, nata dall'intuizione di un uomo solo, di una persona, cioè quel signore che li guarda con questo sguardo forse un po' severo, questo signore Vespasiano Gonzaga. Il nome è unito da secoli in maniera indissolubile con la realtà di Sabbioneta. La prossima oretta, non spaventatevi, cercherò di essere meno noioso, meno pedante possibile. Faremo un piccolo viaggio insieme, in attesa poi, tanti di voi so che prossimamente ci andranno anche di persona, qualcun altro magari poi ci tornerà singolarmente, ma oggi faremo un primo viaggio in attesa di fare quello sul posto di questa realtà così particolare. Innanzitutto un pochino di geografia, so che può sembrare banale, ma almeno per chi non c'è mai stato ci diamo una piccola idea. L'Italia nel 400 è tutta frammentata, è un grande puzzle, tutta spezzettata di stati, staterelli, repubbliche, piccole monarchie, della Chiesa, dello Stato, del Papato, c'è un po' di tutto. Come vedete nella freccia, il Ducato di Mantova è un piccolo enclave piccolino al centro della pianura padana. Questa è l'Italia alla fine del 400, il sud è un po' più unico con i regni di Napoli, la nostra pianura padana invece è tutta frammentata, tutta a pezzi. Così rimarrà ancora per secoli, perché fondamentalmente fino poi all'unità d'Italia rimarranno tutti questi spezzettamenti della nostra penisola. L'allora lì c'è scritto Marche di Mantova, cioè Marchesato di Mantova, qui vedete già Ducato.
perché appunto poi la realtà cambia, la situazione poi si evolve. Il Ducato di Mantova copre ovviamente tutta l'odierna provincia di Mantova, ma era molto più esteso, aveva sforato poi in vari periodi anche in alcune zone del Veneto, in alcune zone della provincia di Cremona, Ostiano, che insomma non molto lontana da Vecna, è sempre stata mantovana, la Rocca è mantovana e ha seguito sempre la storia mantovana, oggi in provincia di Cremona, ma la storia se lo ricorda ancora, a livello ecclesiastico Ostiano è ancora sopra la diocesi di Mantova, quindi la storia poi per certi versi ritorna e rimane sempre. Questa è una piantina che vi ho voluto mettere del marchesato di Mantova. Vedete che pressa poco, lo vedremo tra poco, ricalca un po' la provincia di oggi, appunto con qualche dovuto allargamento. Vedete il cerchiolino, Sabbioneta è proprio in fondo, al margine, il capoluogo, il grassetto al centro dei laghi, che è Mantova, si trova a circa 35 km. Mantova, prima dell'avvento di Vespasiano, non è che un piccolo paese fra i tanti della dominazione gonzaghesca. È una piccola località, la vediamo oggi nella cartina dell'odierna, provincia di Mantova, quindi è proprio sull'estremo confine, insieme alla Valle Mantovana, poi basta fare un chilometro e siamo già in provincia di Cremona, quindi è proprio lontana dall'allora capitale, capitale dei Gonzaga. I Gonzaga appunto è una famiglia, è un nome che ha fatto la storia d'Italia ma anche la storia d'Europa. I Gonzaga diventano signori di Mantova nel 1328, un secolo precedente la storia mantovana è dominata dai Bonacolsi, poi a un certo punto nel 1328 Luigi Gonzaga pensa bene di togliere di mezzo, e ci siamo capiti in maniera non molto legittima, l'ultimo dei Bonacolsi, che era capitano del popolo, quindi aveva in mano il potere della città, e diventare signore di Mantova. Con lui, con Luigi Gonzaga, comincerà la dominazione dei Gonzaga e la storia indissolubile fra i Gonzaga e Mantova e il suo territorio, che durerà poi per oltre 5 secoli. Il Ducato di Mantova finirà nel 1708, quindi una storia veramente, veramente lunga, molto articolata. I Gonzaga sono fra le figure più importanti della nobiltà italiana, ma anche della nobiltà europea. Tutti sappiamo poi nel 400 Mantova che cosa diventa, diventa la fucina artistica, letteraria e di cultura, più una delle più importanti corti di tutta l'Italia e oltre dell'epoca. Nel 400 ci sono le Battista Berti, il Mantegna, Palazzo Ducale, poi qualche decennio dopo viene costruito Palazzo Te, quindi è un periodo per Mantova di splendore enorme. Oggi le strutture ci sono ancora, tante purtroppo delle opere d'arte sono andate per tutte, sono sparse un po' in tutto il mondo. Anche questa sorte, ne parleremo tra poco, poi subirà in minima parte per Sabbioneta, ma è una storia comunque assolutamente diffusa. Perché Sabbioneta, come ricordava appunto il professore, è finita patrimonio UNESCO? Esattamente 10 anni fa, qualche settimana fa, Mantova ha festeggiato il decennale insieme a Sabbioneta di patrimonio UNESCO. Non dimentichiamo che la Lombardia è la regione italiana che ha più siti UNESCO di tutta la nostra penisola, quindi di questo dobbiamo andare parecchio fieri. Sabbioneta, appunto, insieme a Mantova è entrata a far parte del patrimonio UNESCO giusto 10 anni fa, nella primavera appunto di 10 anni fa. Sono due città, ovviamente di dimensioni completamente diverse. Hanno 40.000 abitanti di differenza, non lo dimentichiamo. Sabbioneta oggi fa 4.100 abitanti circa, ma con così poche persone è diventata patrimonio UNESCO. Questo per la sua unicità assoluta. La sua assoluta unicità data appunto da questo signore che vedete nelle due immagini. Una è un ritratto, una è una statua equestre, è una statua in legno, tutte e due dell'epoca, vedete che la somiglianza comunque c'è. Questo signore che è Vespasiano Gonzaga. Vespasiano è un nome che ricorda gli imperatori romani, quindi già forse questo, già dal nome, si capiva fin da quando era bambino che avrebbe fatto storia.
Ma in breve, in pillole, chi era questo personaggio che è diventato così famoso e che ha reso la sua sapienza tanto famosa di diventare patrimonio UNESCO? Vespasiano Gonzaga nasce nel 1531 da Luigi Rodoponte Gonzaga e da Isabella Colonna. Colonna, un'altra famigliona, pensatemi il termine, della nobiltà italiana, in particolare del Lazio, di Roma, della nobiltà romana. In questo caso Isabella Colonna veniva da Vespasiano Colonna, quindi Vespasiano Gonzaga porta il nome del nonno materno, veniva dai feudi della famosa provincia di Latina, quindi lui nasce in Fondi, che è una località in provincia di Latina, oggi in provincia di Latina, e nasce in due famiglie, da due famiglie fra le più importanti già allora della nobiltà italiana. E non cresce a Fondi, si trasferisce varie volte. A un certo punto, quando ancora è bambino, pochi anni dopo la nascita, circa 3 anni, dopo la morte del padre, il padre non era molto giovane, in battaglia, poi la madre si trasferirà provvisoriamente per la prima volta nei domini mantovani, già dal nonno, già con Gianfrancesco Gonzaga, ci sono 3 eredi e lui lascia in eredità come signore di Mantova in 3 parti i suoi domini ai 3 figli. Appunto, a ramo di Ludovico toccherà la parte della bassa mantovana con Sapioneta, Rivarolo, Bozzolo, Gazzuolo e tutta quella parte, che poi verrà trasmessa fino a Vespasiano. Passerà dal nonno Ludovico a Vespasiano perché il padre, come vi dicevo, morirà giovane, per cui c'è un salto generazionale, quindi passerà tutto direttamente al nipote. Quindi da piccolo passa brevi periodi fra Sapioneta e Pozzolo, ma senza rimanerci molto. A un certo punto la madre, rimasta vedova, cosa fa? Si risposa. Si risposa con il principe di Sulmona e da questo matrimonio le normative dicono, e anche il testamento del padre dice, che se la madre si fosse risposata non avrebbe potuto poi seguirla. Quindi viene affidato alle cure della zia Giulia Gonzaga, un'altra signora del Rinascimento, intellettuale, letterata di primo ordine, e cresce quindi a Napoli. Cresce a Napoli, si dividerà poi in varie città, la zia gli darà una cultura, un'istruzione di primissimo livello, nonostante non fosse destinato poi a ruoli di governo di primo piano, e quando ha solo 14 anni viene inviato come paggio alla corte di Spagna. Quindi fa un bel viaggio per l'epoca, non c'erano aerei, per cui da Napoli arrivava in Spagna, si andava via nave. In Spagna chi c'è? C'è un giovane a Valladolid, non a Madrid, c'è un giovane rampollo della corte di Spagna che si chiamava Filippo II, uno dei re cattolici del Rinascimento mondiale più importanti. Lui è quindi paggio e fa amicizia fin dall'adolescenza con allora quasi suo coetaneo Filippo II, lo seguirà poi un po' dappertutto, si aprirà fra i due un'amicizia che durerà per tutta la vita. Poi, quando diventa più grande, lo seguirà nelle Fiandre, lo seguirà in varie battaglie. Filippo II, una volta diventato prima re delle Fiandre d'Olanda, poi torna per ricoprire la carica della corona di re di Spagna, lo prende come suo fidato consigliere e gli affida ruoli di primo piano. Quindi Vespasiano diventa un militare, un condottiero di primo ordine, rischierà la vita diverse volte in battaglie in giro per tutta l'Europa. Poi passerà più di 10 anni in Spagna, alle dipendenze, appunto alla corte di Filippo II, che gli affiderà anche lavori di ingegneria militare, che poi verranno poi buoni, come si dice in gergo, gli anni dopo per Sapioneta. Lui progetta e rinforza diverse fortezze in giro per tutta la penisola iberica. Filippo II gli dà sempre più privilegi e quando è ora di prendere in mano le sorti della sua Sabbioneta, del piccolo paese che aveva ereditato dal nonno in pianura padana, nella bassa mantovana, Vespasiano prende in mano la situazione. Sabbioneta prima dell'arrivo di Vespasiano, non dimentichiamo che aveva già degli insediamenti da vari secoli, sono state trovate durante alcuni scavi dei reperti fin dall'epoca romana, quindi già in epoca romana a Sabbioneta c'era un insediamento, quindi Vespasiano non la costruisce dal nulla, c'era poco ma c'era.
e poi passa tutte le varie fasi, diventa un castrum e c'è un documento dell'829 che cita appunto l'insediamento di San Pianeta dipendente dall'abbazia di Leno, non so se l'avete mai sentita, vero? Penso che la conosciate abbastanza bene, quindi vedete che poi la storia ritorna sempre, ritorna sempre a trovarci. Quindi nell'829 San Pianeta per un periodo è all'indipendenza dalla potentissima, lo sappiamo benissimo, abbazia di Leno, passerà poi nell'orbita intorno all'anno 1000 del vescovo di Parma, poi dal 1000 al 1300 ci saranno diversi contenziosi, perché passa poi in orbita cremonese, ma ci sono due famiglie che se la contendono per secoli, fino all'inizio del 400, ovvero la famiglia Persico e la famiglia Dovara. Sono due importanti famiglie della Cremona medievale. A un certo punto, nel 1426, finisce perché i Gonzaga ne prendono possesso definitivamente. Qualche decennio dopo arriva il nostro Vespasiano. Vespasiano che cosa trova? Vespasiano trova ancora un piccolo borgo fortificato, rurale, di non moltissima importanza, e decide qualche anno dopo di prendere in mano completamente tutta la situazione. Lo rende un borgo fortificato, non dimentichiamo che lui appunto era un condottiero militare, un ingegnere militare bellico di primo ordine, quindi tutta la sua esperienza che aveva così visto, tutto ciò che aveva visto, imparato e trasmesso in tutte le parti d'Europa in cui era stato, viene poi calato sulla sua sabbioneta dove può sperimentare liberamente tutto quello che vuole. Non dimentichiamo che a Sabbioneta inizia giovanissimo a occuparsi di Sabbioneta. Lui nasce nel 1531, già nel 1554 circa inizia a intervenire sulle fortificazioni di Sabbioneta. Per cui è proprio veramente già da giovane e per tutta la sua vita si occupa appunto di ricostruire e abbellire Sabbioneta. Inizialmente si parte con un potenziamento a livello delle mura, a livello bellico, a livello militare, poi arriverà a ricostruire quasi completamente tutta Sabbioneta, ricostruire il centro, tutto l'assetto e anche l'impostazione proprio di un piccolo stato indipendente. I lavori iniziano appunto in quegli anni, a metà degli anni 50 del 500, con il potenziamento di tutte le mura. Questo è ancora Vespasiano. Vedete, queste sono le mappe antiche di Sabbioneta, vedete che le mura sono a sei punti, ci sono appunto dei bastioni, ci sono delle costruzioni, le mura sono alte circa 7 metri, ci sono sei bastioni principali, quindi è una sorta, vista dall'alto, di una stella a sei punte. La vedete in alto a destra, vedete questa stella a sei punti con sei bastioni dedicati poi a vari santi, per questioni devozionali. Vi vengono costruite e potenziate due porte che tra poco vedremo d'ingresso, quindi la porte militare, soprattutto in epoca in cui la maggior parte della Lombardia ormai gravita sotto la Spagna, una piazza forte militare di primaria importanza. Diventa poi sempre più importante, Vespasiano la potenzia, sistema, ritocca e arricchisce sempre di più negli anni, nei decenni, e quindi diventa veramente a livello strategico una delle piazza forti più importanti. Qui vedete alcune altre mappe, anche quella in basso a destra è recentissima, quindi vedete che ancora oggi fortunatamente buona parte delle mura si sono conservate. Questa è una vista aerea di oggi, cioè evidenziata la parte dove ci sono le mura, vedete che pressa poco ha ancora l'assetto di più di 400 anni fa. Ci sono tre fasi di costruzione e potenziamento delle mura, una prima a metà degli anni 50, una seconda a metà degli anni 70 e un'ultima alla fine degli anni 80, quindi una costruzione veramente enorme. Il centro, vedete che ci sono delle vie che tagliano in maniera molto netta le strade interne, c'è una costruzione molto razionale. Le parti dove vedete all'interno del mura il verde è perché in origine si trovavano delle costruzioni militari che poi sono andate perdute, quindi ogni angolo razionalmente era costruito per un'esigenza militare o civile. Qui vedete sempre delle immagini aeree di Sabbioneta, in quella più grande al centro si intravede una delle porte,
Vespasiano costruisce due porte di accesso principali, una verso il Ducato di Mantova, una verso gli stati spagnoli, quindi verso il confine, il Ducato di Milano, così come lo possiamo chiamare, due porte, porta Vittoria e porta Imperiale, Imperiale per l'imperatore, perché a un certo punto lui riesce a ottenere l'elevazione del suo stato a Ducato indipendente. Ducato indipendente nel 1577, con le sue amicizie presso, e la fedeltà presso re imperatore, riesce a ottenere che il suo piccolo staterello, da semplice marchesato, diventi un ducato ufficiale, lui acquisisce il titolo di duca e anche l'indipendenza totale, quindi non è più un piccolo borgo alle dipendenze poi della capitale mantovana di Gonzaga, ma uno stato totalmente indipendente e collegato direttamente, senza intermediare, con l'imperatore e il papa. Quindi questo è per lui un'occasione enorme di prestigio e per far vedere a livello non solo italiano la sua idea di città ideale. Appunto il sottotitolo era città ideale, quelle città ideali del Rinascimento, quindi con tutti i canoni di razionalità, di funzionamento. Sapienza, poi lo vedremo, era molto avanti, passatemi il termine, per l'epoca. Aveva un'organizzazione anche civile al massimo dell'efficienza. Vespasiano, oltre alle mura, fa costruire delle caserme, fa costruire delle enormi scuderie per i cavalli, per i militari, depositi, casematte militari, magazzini. All'interno, poi, negli anni, adesso daremo un'occhiata, fa costruire monumenti civili, edifici amministrativi, fa costruire chiese, edifici sacri, c'è anche poi, arriverà dopo, una sinagoga, un ospedale, la zecca perché aveva avuto il diritto di battere moneta autonomamente, scuole, ospizi, qualunque cosa per la massima efficienza possibile. Addirittura emana a un certo punto un documento in cui obbliga tutti gli abitanti che abitavano fuori dalle mura a andare ad abitare dentro le mura per riempire tutte le case che lui aveva ricostruito e aveva riprogettato, sistemando tutti gli assi stradali, per avere un numero di abitanti stabile, con i mestieri stabili, botteghe stabili, attività commerciali, attività artigianali, e li obbliga, quindi anche quelli che abitavano fuori in campagna, li obbliga a venire in città, pena, come diceva questo avviso, di punizioni anche pesanti, non meglio definite. Sappiamo dai cronisti che Vespasiano era un intellettuale, una persona di cultura, un militare, ma aveva un carattere molto forte e molto duro, quindi era meglio seguirlo, probabilmente era meglio seguirlo senza pietare troppo. Vediamo alcune immagini delle mura. Le mura ci sono ancora adesso, fortunatamente ci sono tutte e due le porte. Vedete che sull'angolo della porta c'è anche ancora lo stemma di Vespasiano con la scritta Libertas, appunto, che era il motto di Vespasiano. Secoli dopo questa parola sarà legata a un partito della una seconda metà del Novecento, la Democrazia Cristiana. È una casualità su alcune cose, come vi dicevo, la storia è sempre un po' particolare. C'erano dei fossati intorno a tutte le mura, vedete qui in alcune parti, adesso ci sono anche delle piste ciclabili, c'è anche un bellissimo giro, c'è anche un progetto recentissimo dell'amministrazione comunale di risistemazione di tutti i fossati per lo scorrimento dell'acqua, quindi nei prossimi mesi l'acqua tornerà a scorrere costantemente, come era nel progetto di Vespasiano, lungo tutto il perimetro delle mura. Con l'avvento dell'UNESCO questo ha favorito veramente tantissimi finanziamenti europei, quindi la possibilità di recuperare e restaurare tantissime cose, veramente, veramente molte. Queste sono le due porte, Porta Vittoria e Porta Imperiale. Sono molto simili, a una manca parte del rivestimento marmoreo, ma il progetto è sempre dell'epoca di Vespasiano. La sera era chiusa e il borgo era totalmente indipendente. Ma partiamo con i monumenti. Chi di voi parteciperà alla visita nei prossimi giorni, più o meno corrispondono con quello che io mi sono preparato, per cui avrete già modo di farvi almeno una prima idea. E arrivando in Sapioneta, oggi nello squarcio delle mura, dove manca una parte di cui adesso vi parlerò, troviamo la parte più esterna. Troviamo la parte più esterna vicino a uno dei bastioni. A un certo punto, intorno al 1577, quindi in una delle prime fasi costruttive, Vespasiano costruisce la sua residenza estiva.
Palazzo Giardino. Palazzo Giardino appunto perché era un palazzo che è quello che vedete in fondo con la facciata bianca. Quello era Palazzo Giardino, quella parte là in fondo era Palazzo Giardino. Che cos'era Palazzo Giardino? Era la residenza estiva di Vespasiano. Voi mi direte, chi c'è stato da Bioneta di lungo e largo sarà 700 metri. Sì, da Palazzo Ducale, che era la residenza ufficiale di Vespasiano, arrivare a Palazzo Giardino sarà 500 metri. Però i documenti ci dicono che era la residenza dove per l'ozio e dove Vespasiano andava per fuggire da tutti i pressanti impegni amministrativi, burocratici e diplomatici di corte a 500 metri di distanza, ma probabilmente gli bastava. Probabilmente bastava già questo suo rifugio per prendersi un po' di tranquillità. Non dimentichiamo che era un intellettuale, perché era un grande appassionato di letteratura, di arte, quindi inizia poi a collezionare tantissime cose. Una delle ipotesi relative a Palazzo Giardino è che non nasce innanzitutto su qualcosa che già c'era, non meglio definito, che lui poi amplia e risistema. In particolare lo fa ridecorare completamente. All'interno ci sono dei bellissimi affreschi. Questo appunto è il cosiddetto corridor grande, cioè la galleria che fa aggiungere subito dopo. Questo lo vedete, il corridor grande, cioè la galleria degli antichi, come viene citata normalmente al giorno d'oggi. Questo è l'interno della galleria degli antichi. La galleria degli antichi è lunga ben 97 metri, è un corridoio unico di 97 metri di lunghezza che più o meno nella stessa fase, cioè i lavori di Palazzo Giardino durano 10 anni, dal 77 all'87, 88 circa, sempre in quel periodo, tra l'84 e l'86 più o meno, fa aggiungere questa galleria. Perché? Perché le collezioni aumentavano. Questa galleria altro non è che un'aggiunta che Vespasiano, fra virgolette, è costretto a fare per ospitare tutte le sue collezioni artistiche. Una delle ipotesi del primo utilizzo di Palazzo Giardino dopo il restauro è appunto che Vespasiano lo utilizzi come prima collocazione delle sue collezioni artistiche. Infatti non ci sono appartamenti privati in Palazzo Giardino, perché probabilmente inizialmente non era stato importato per risiedervi, ma solo come, tra virgolette, deposito di collezioni, come museo privato di Vespasiano. La collezione poi si amplia talmente che è costretto, come vi dicevo, a costruire questa lunghissima galleria di quasi 100 metri di lunghezza per ospitare la collezione. Qui che cosa c'era? C'erano statue antiche, c'erano busti, c'erano... poi vengono fatte arrivare dai palazzi imperiali di Pravia dei trofei di caccia dalle collezioni imperiali, e quindi poi fino al 700 inoltrato questo è un grande contenitore di questa enorme collezione, in parte perché poi altra parte di collezioni erano in altri luoghi, non era solo questa. Tutte le collezioni oggi, questa è un'immagine recentissima, lo vedete vuoto perché? Perché alla fine del Settecento, intorno al 1793, sotto la dominazione austriaca, gli austriaci decidono di trasferire tutte le collezioni a Mantova, l'allora capoluogo di provincia. Quindi oggi tutto quello che c'era, buona parte di quello che c'era qui in Galleria degli Antichi, è sparsa tra Palazzo Ducale e il Palazzo San Sebastiano, quindi due musei civici di Mantova, sono di proprietà del comune di Mantova. Per quanto riguarda la decorazione, vengono chiamati due fratelli di Arezzo, i fratelli Alberti, che nel 1587 circa decorano, affrescano tutta questa lunga galleria con dei giochi prospettici, delle finte prospettive, delle finte colonne, delle quadrature prospettiche. E qui, come in tutti i palazzi gonzagheschi di Sapienza, troveremo degli splendidi soffitti a cassettoni. Questa è una particolarità, quasi tutti i palazzi, soprattutto il Palazzo Ducale, troverete dei soffitti bellissimi e molto lavorati. Questa è l'altra vista, la finestra che vedete in fondo, appunto, è dove termina la galleria, quindi è una galleria anche estremamente luminosa, perché serve per poter ammirare tutte le opere d'arte. Vedete, queste sono le immagini delle due fine di galleria. Vedete che i fratelli Alberti creano queste colonne con questa finta prospettiva per far sembrare che sia molto più profonda dei suoi 97 metri, che già non erano pochi.
Palazzo Giardino. Palazzo Giardino ha una serie di infilata in infilata, quindi uno dentro l'altro, di splendidi ambienti riccamente decorati e affrescati. Questa è una delle sale più belle, che è stata recentemente recuperata. Purtroppo il terremoto dell'Emilia del 2012 ha creato gravi danni alle strutture di Sapienza, che però sono già stati tutti fortunatamente sistemati, per cui oggi tutti gli ambienti sono fruibili. Io questa sala l'ho vista con i punteggi, appunto, perché era qualche anno fa ancora con i punteggi, perché appunto era in restauro per i gravi danni al terremoto. Qui Vespasiano chiama artisti importantissimi per l'epoca, anche il cremonese Bernardino Campi, che lavorerà in quasi tutte le strutture di Vespasiano a Sabbioneta. Vedete anche qui dei splendidi soffitti dorati, qui ci sono salottini, ci sono nicchie con colonne, ci sono delle decorazioni che ricordano quelle delle antichità, appunto, greche e romane, a cui si rifaceva Vespasiano. Vespasiano aveva questa idea di rifarsi alla classicità, di essere quasi un novello re di Roma per molti versi. Poi alla fine, insomma, mausoleo lo vedremo. Qui ci sono delle grottesche, ci sono degli stucchi, ci sono dei bellissimi soffitti con degli episodi a tema mitologico, un'atmosfera veramente di grande cultura, di grande intimità. C'è uno studio privato di Vespasiano, dove si trovavano statue, dove si trovavano buste, opere d'arte, quindi è veramente un labirinto di arte e di cultura con un'atmosfera unica. Qui vediamo altri particolari, e qui vediamo invece l'area che ha dato il nome al palazzo, Palazzo Giardino. Fino a qualche settimana fa i visitatori che andavano a Palazzo Giardino si chiedevano: benissimo, si chiama Palazzo Giardino, ma dov'è il giardino? Il giardino non c'è più. Queste qui sono immagini fino all'anno scorso. Questo era ciò che rimaneva del giardino nel retro del palazzo. Sempre in quegli anni Vespasiano fa costruire un bellissimo giardino rinascimentale con viali, siepi, delle nicchie con delle statue, con delle fontane danzanti, con dei reperti romani, delle colonne, con delle cornucopie di piante e di fiori. Purtroppo alla fine del Settecento poi il giardino è stato abbandonato e utilizzato anche per decenni come orto agricolo, normalissimo, come vigna per un altro periodo, e poi è stato completamente abbandonato. Ed è ciò che vedevano i visitatori dalla finestra fino allo scorso anno. Fortunatamente adesso il giardino si vede così. Qualche settimana fa è stato inaugurato il restauro e la ricostruzione del giardino di Vespasiano Gonzaga. È stato un progetto che il comune di Sabbioneta ha lavorato moltissimo. Io sono andato all'inaugurazione e vi devo confermare che l'atmosfera è veramente quella dei tempi di Vespasiano. Quello sopra è la ricostruzione del progetto in 3D, quella sotto è già una delle prime immagini a cantiere quasi finito. Al centro è stata ricostruita la fontana, sono stati ricostruiti i prati, le siepi di bosso, i vasi in tutti i viali di limoni e di arance, come si usava nel Rinascimento. L'unica cosa non ricostruita è stato il pergolato sui viali, perché i viali erano coperti da un pergolato. Quella è stata l'unica cosa per adesso non recuperata. Vedete delle nicchie più scure sul muro perimetrale, lì c'erano delle statue, c'erano anche, in particolare in quella frontale, in fondo, c'era una fontana con tutta una sorta di grotta con l'acqua che zampillava, quella in parte c'è. L'altra invece di sinistra, le due fonti di marmo sono diventate poi nel Settecento le acquasantiere della chiesa parrocchiale di San Pietro. Quindi tante opere d'arte purtroppo hanno subito questa sorte, ma già l'aver ricostruito le atmosfere che un visitatore poteva trovare nel Cinquecento è già stata una cosa di grandissimo traguardo a livello storico e artistico. Camminando nella passeggiata per Sabbioneta, a un certo punto, prima di arrivare nel fulcro, cioè la piazza dove si trova parrocchiale il palazzo ducale, si incontra questo strano edificio. Lo vedete in basso a destra, nell'esterno. Vespasiano non vuole farsi mancare nulla. Vespasiano non vuole farsi mancare nulla, a un certo punto non può mancare nella sua città ideale un teatro. Un teatro, ma non un teatro qualsiasi, ma il più moderno teatro che si poteva trovare all'epoca, che non si poteva trovare ancora, perché il teatro di Vespasiano sarà il primo teatro moderno del Rinascimento. Tutti conosciamo il celebre Teatro Olimpico di Vicenza, nel Palladio,
Palladio morirà nel 1580 a Teatro Olimpico di Vicenza, quasi completato, lo finirà lo Scamozzi, appunto un altro progettista, scenografo, architetto, ingegnere del Rinascimento, fra i più importanti. Vespasiano, qualche anno dopo, la conclusione del Teatro Olimpico di Vicenza, che però è il restauro di un qualcosa che già c'era. Quindi il Teatro di San Bionita, che progetta lo Scamozzi, è da zero il primo assoluto teatro completo del Cinquecento italiano. Lo vedete nell'immagine, ha una suggestione incredibile. Scamozzi, in circa 3 anni di lavori, forse qualcosina di più, progetta completamente, arriva a San Bionita, via il cantiere, e Vespasiano riuscirà ad inaugurarlo. Alla fine della sua vita, già in età avanzata, riuscirà ad inaugurarlo con la sua terza moglie, vedo che qualcuno mi guarda strano. Vespasiano aveva avuto una vita sentimentale abbastanza complicata e abbastanza, come dire, variegata. Si sposa giovanissimo, la famiglia giovanissimo lo fa sposare, quasi non ancora ventenne, con Diana di Cardona, che era una nobile di origini spagnole, che aveva dei feudi familiari enormi in Sicilia. Questo matrimonio non ha vita molto felice. Qualche anno dopo il matrimonio, lui è sempre via, in giro per l'Europa, fra il comandante delle sue truppe in varie battaglie, la moglie a casa da sola, e quando torna, appunto, Vespasiano gli viene riferito che ci sono probabili amanti, ci sono voci di probabili tradimenti coniugali. Casualmente, qualche tempo dopo, la moglie muore per un male inaspettato e misterioso. Come potete capire, anche le fonti dell'epoca non ci mettono molto a fare 2 più 2 sul fatto che la gelosia maschile di Vespasiano abbia fatto quello che doveva fare. Casualmente anche chi era il presunto amante, le voci che dicevano di questo signore, anche questo signore misteriosamente muore qualche settimana dopo. I casi della vita sapete come sono. La legionella, come giustamente dice il professore, già c'era, quindi si risposa una seconda volta. Si risposa, secondo me questo matrimonio invece è un pochino più felice, si sposa con una consanguinea di una delle famiglie consanguinee dei re di Spagna, di Filippo II, una lontana cugina, Anna d'Aragona. Anna d'Aragona è una nobildonna delle famiglie più importanti della penisola iberica, della Regina di Spagna. Finalmente, con questa seconda moglie, arriveranno anche gli eredi. Col primo matrimonio non erano arrivati eredi, era la cosa più importante che voleva Vespasiano, l'erede maschio per continuare la dinastia ducale di San Bionita. Arriveranno inizialmente 2 gemelle, 2 femmine, Giulia, che morirà piccola, e Isabella, che poi sarà quella che continuerà la dinastia, e poi arriverà l'anno dopo il figlio maschio, Luigi Gonzaga, che però morirà 14enne. Ma questa è una leggenda, da cui ve la do come la citano le fonti, ovvero pare che nel periodo di ribellione adolescenziale, un giorno a San Bionita, figlio Luigi, il giovane duca, non avesse salutato adeguatamente con rispetto il padre, e il padre l'avesse redarguito con un calcio nello stomaco o un pugno, da cui poi il giovane figlio, un po' probabilmente gracile e debole, non si risveglierà mai più e morirà pochi giorni dopo. Ovviamente tragedia da parte dei genitori, e quindi tutta la dinastia continuerà con la figlia Isabella. Poi diventerà vedova una seconda volta e si risposerà già in tarda età con una lontana cugina di un ramo collaterale di Gonzaga, Margherita Gonzaga, del ramo dei Gonzaga di Guastalla, attualmente in Emilia, ma prima domini gonzagheschi. Per cui una vita militare intensa, una vita culturale intensa, una vita sentimentale e coniugale ancora più intensa. Il teatro all'antica, come vi dicevo, lo inaugura con la terza moglie, già quasi già molto anziano e abbastanza debilitato,
il Teatro all'Antica è un teatro che si è conservato fino ad oggi, un bellissimo teatro, qui vedete, si chiama Olimpico perché quelle sono appunto statue della mitologia greca. Il colonnato centrale era il luogo in cui Vespasiano e la moglie, era la tribuna ducale dove Vespasiano e la moglie poi si portavano in occasione delle rappresentazioni teatrali. Pensate che Vespasiano fonda anche una compagnia teatrale di giovani sapionettani dell'epoca che avevano poi il compito di animare per almeno 2 mesi all'anno il teatro ducale di San Pionetta. Quindi già una compagnia che oggi chiamiamo più drammatica o amatoriale, ma che però già c'era nelle idee di Vespasiano nel 500. Questo è il palcoscenico, è un po' diverso da quello originale. Purtroppo nel 700, quando arrivano i napoleonici, usano il teatro come magazzino, come deposito, e quindi subisce alcuni problemi. Nel 1996, con un progetto europeo, viene ricostruito il palcoscenico e vengono ricostruite le quinte che raffiguravano San Pionetta, originali, progettate da Vespasiano e da Scamozzi, prese dal disegno originale dell'epoca. Quindi le attuali quinte sono del 1996, le quinte prospettiche. Che cosa manca? Manca il soffitto. Il soffitto che avete adesso a cassettoni non è quello che vedevano in museo, era una sorta di soffitto a volta a nave rovesciata con un gioco di prospettiva che doveva rappresentare un cielo azzurro che continuava nei paesaggi laterali e che quindi doveva dare uno sfondato di prospettiva incredibile. Quello purtroppo è l'unica parte della teatro antica che manca. Ma ancora oggi, dopo i vari restauri, si svolgono rappresentazioni teatrali, concerti, c'è una pubblica bellissima, e anche conferenze. Come avete visto, sono state anche ricostruite le gradinate originali in legno, per cui ancora oggi il pubblico si siede sulle gradinate originali, secondo il progetto dello Scamozzi. Ma andiamo al centro del potere, al centro della città di San Pionetta, al centro delle varie vie, come l'incrocio del carico tucumano romano. Che cosa si trovava? Si trovava il fulcro spirituale e temporale, in particolare il palazzo ducale, il centro del potere di Vespasiano. Il palazzo ducale è il primo che Vespasiano fa costruire, di tutti quelli che ci sono è il primo. Perché? Perché il centro del potere era il primo simbolo che serviva completato. Il teatro all'antica è nella via a sinistra, che vedete, a sinistra della colonna c'è una via poi che porta verso il teatro all'antica. Il palazzo ducale iniziano a costruirlo sul progetto di Vespasiano nel 1559, quindi in un'epoca molto di proprio i primissimi anni di interventi di Vespasiano. Gli interventi decorativi dal 1559 continueranno fino al 1580 circa. È un palazzo che vi può sembrare piccolo, ma in realtà si sviluppa moltissimo in profondità. Ci sono moltissimi ambienti bellissimi, c'è questo splendido porticato, la facciata è stata recuperata recentissimamente, quindi oggi è ancora con i colori originali rinascimentali. Viene aggiunta per la giornata successiva quella torretta che vedete lì in alto, ci sono dei busti, e all'interno, qui la vedete quella in alto, è la facciata restaurata, è una foto recentissima, i fondi anche per il terremoto sono serviti anche a questo. All'interno, questo è uno dei nuovi allestimenti che sono stati fatti negli scorsi mesi, c'è la riproduzione della statua di Vespasiano che si trova nel suo mausoleo. C'è un allestimento modernissimo che è stato appena installato, con una sorta di rombo in tessuto in cui per entrare a vedere la statua bisogna inginocchiarsi o comunque chinarsi al cospetto del duca, è una cosa simbolica, e c'è una voce con un'installazione moderna con il duca che parla ai visitatori. Quindi anche queste sono installazioni museali molto, molto moderne, molto particolari. Come particolare è anche questa sala. Questa sala è una sala particolarissima, la sala dei cavalli. All'interno delle sale c'era una parte privata di Vespasiano, c'era invece poi la parte con tutte le sale di rappresentanza, in particolare al primo piano. Anche qui sontuosissimi soffitti a cassettoni, alcuni anche in cedro del Libano o in legni molto rari, in parte in origine erano anche dorati, tinti di azzurro.
c'erano dei simboli di Vespasiano un po' dappertutto, e anche qui vengono chiamati pittori, artisti ad affrescare scene di genere, paesaggi, scene mitologiche, come Cavalli o come ad esempio Bernardino Campi, due pittori che hanno lavorato moltissimo alla corte di Vespasiano. Qui vediamo invece una cosa molto rara, che si trovava in origine dove oggi c'è il cortile interno, ma che poi è andata distrutta in un incendio nel 1815, cioè una serie di 10 cavalieri a cavallo, a grandezza naturale, fatti fare da Vespasiano per celebrare la gloria dei Gonzaga. Quello che vedete in primo piano, comunque il primo a sinistra, che li guarda, è Vespasiano. Poi ci sono tutti i suoi antenati fino al decimo grado, cioè le glorie della famiglia Gonzaga. Vespasiano era molto fiero di essere discendente di una famiglia così importante, voleva glorificare in tutti i modi, anche attraverso i simboli, l'importanza e la storia di questa famiglia. Lo vediamo con il con l'armatura, lo vediamo con la classica gorgiera in tessuto tipica del 500, e lì vediamo il padre e il nonno. Purtroppo in questo incendio altri 4 sono andate perdute, si sono salvate parte dei busti e delle teste, una invece è andata completamente perduta. All'interno del palazzo ci sono altre sale riccamente affrescate. Qui all'interno, in particolare nella parte privata di Vespasiano, si trovava anche parte della sua biblioteca. Nelle fonti è citata questa fantomatica e fantastica biblioteca. Era un letterato di Vespasiano, per cui aveva cercato di raccogliere e recuperare tutte le bellezze letterarie, politiche, storiche e architettoniche che c'erano stampate alla sua epoca. La stampa era molto costosa, per cui non dimentichiamo che era anche avere una biblioteca privata era una cosa molto disperdita. C'erano dei preziosi codici, c'erano dei preziosi trattati anche di architettura militare che utilizzava normalmente, consultava Vespasiano, e vari salottini erano dediti appunto a questo. C'erano poi, vedete quelli che vi citavo, stemmi di Vespasiano un po' dappertutto, anche stemmi della famiglia Colonna, la famiglia materna di Vespasiano. Vespasiano andava molto fiero di derivare da un'altra illustre famiglia della nobiltà italiana, la famiglia Colonna, e questi bellissimi soffitti a cassettoni che si sono poi quasi interamente conservati. C'è anche una sala poi con i ritratti di tutti gli antenati della famiglia, ce ne sono in particolare due ambienti. Qui vedete, questi ritratti sono copie, sono stati poi fatti in copia, adesso si trovano in musei sparsi un po' in tutta Europa, è stato fatto un progetto alcuni anni fa e sono stati poi rieseguiti tutti in copia e ricollocati. Poi quando chi avrà modo poi di essere presente poi li potrà vedere. Questa è un'altra sala degli antenati, ci sono anche dei preziosi camini, per non dimenticare che era padrone di casa, sempre con l'iniziale di Vespasiano, Dux Duca di Sapienta. E quindi anche sui preziosi camini cinquecenteschi ci sono le insegne del duca, e qui siamo nella piazza. Potere temporale e potere spirituale. Vespasiano entra anche nella sfera spirituale, perché si occupa anche della costruzione, della ricostruzione di tutti gli edifici sacri di Sapienta. Non lascia nulla al caso. Fa ricostruire a partire dal 1578 anche la chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta. Una chiesa quindi rinascimentale, anche qui lo Scamozzi, anche qui Bernardino Campi se ne occupano, c'è una decorazione sontuosissima. La chiesa parrocchiale poi dedicata a Santa Maria Assunta, vedete che è una chiesa splendida, sontuosa, ricca. La decorazione che vedete oggi non è quella della... non è assolutamente quella di Vespasiano, ma poi la fabbriceria, quindi la gestione della parrocchia, nel Settecento decide di chiamare tantissimi artisti per ricostruire, secondo il gusto dell'epoca, la chiesa. L'edificio rimane tale, la parrocchia di Bonfilo viene tutto ricreato nella seconda metà del Settecento. Nel 1768 Antonio Bresciani, un artista piacentino, viene chiamato a decorare completamente tutta la chiesa. Vengono smontati gli altari rinascimentali, gli altari cinquecenteschi vengono sostituiti progressivamente, viene sostituito l'altare maggiore, viene sostituito l'organo antico che c'era, e la chiesa oggi è un sontuosissimo edificio, ci sono dei bellissimi affreschi, c'è un bellissimo soffitto affrescato,
ci sono ancora comunque dei reperti del 500, vedete questo particolare splendido del soffitto, c'è un gioco di prospettive veramente unico, ma unica è anche questa. Questa è una cappella laterale del Bibiena. Il Bibiena, Antonio Gallo di Bibiena, viene chiamato a Sapioneta, è uno scenografo importantissimo, uno scenografo teatrale, viene chiamato a Sapioneta dalla confraternita della Compagnia del Santissimo Sacramento, che aveva enormi disponibilità economiche, fortuna per loro, a ricostruire la loro cappella. Bibiena crea una delle sue trovate architettoniche. Vedete quella bellissima cupola? Quella è una cupola traforata. Ci sono due cupole, una dentro l'altra. Il cielo azzurro che vedete è una prima cupola. Al di sotto di alcuni centimetri c'è un'intercapedine vuota dove Bibiena costruisce questa cupola traforata non in legno di muratura per dare ancora più gioco di prospettiva. Quindi ancora oggi c'è questo gioco di prospettiva in cui si vede questa cupola traforata, in cui si vede l'azzurro del cielo e sembra che sia aperta fino poi a toccare le nuvole. È una cappella veramente eccezionale, è in buonissime condizioni. Poi nella parte bassa, il 1900, viene aggiunta e collocata tutta la collezione di reliquie della parrocchia. La parrocchia di Sapioneta, dati i trascorsi famosi, aveva una ricchissima collezione di reliquie di santi che negli anni 30 vengono poi collocate. Questa è la sacrestia, è stata restaurata recentissimamente, è una sacrestia quasi vescovile, perché appunto la chiesa di Sapioneta aveva un'importanza e un corredo veramente unici. È stata anche questa dei mobili che sono i primi esempi del neoclassico nel territorio sapionetano mantovano, sono in ornamentatura parmense. Di fianco, la vedrete poi nella visita che avete in programma, c'è anche l'oratorio, la chiesa di San Rocco. Questa è una delle chiese dei disciplini, le confraternite, quindi una chiesa sorta sempre sul punto del concilio di Trento di San Carlo Borromeo, dedicata a San Rocco, era di una delle confraternite. Da diversi anni non è più ufficiata, quindi non vengono più celebrate le messe, ma c'è la pinacoteca parrocchiale. È nato lo scorso anno un circuito museale di arte sacra dedicato a Vespasiano Gonzaga, dall'attuale parroco Don Samuele Riva, che riunisce e che sta riordinando, studiando e riallestendo tutto il patrimonio sacro della città di Sapioneta e dintorni. Sapioneta ha un totale di 16 edifici sacri, tra le frazioni e il capoluogo, che citava il parroco qualche settimana fa, non hanno ancora finito l'inventario, hanno già inventariato più di 2000 opere d'arte. Quindi hanno un patrimonio gigantesco. Il parroco, quando me l'ha detto, rideva, me l'ha disperato, perché come resistiamo solo il Signore lo sa. E le opere più importanti, hanno detto, la parrocchia di Sapioneta ha dei depositi ricchissimi. Piuttosto che lasciare il deposito, si sta lavorando a un riallestimento appunto di tutte le varie parti museali. Questa è la pinacoteca, il quadro che vedete di fronte è una bellissima Assunta di Bernardino Campi del 500, splendida. Ci sono altre opere di primo piano. Poi il Museo di Arte Sacra è un altro progetto della parrocchia che si sta riallestendo, cioè un museo ricchissimo di arte sacra con dei corredi, gioielli, paramenti del 500 che vengono ancora usati oggi, donati dalle Spagnole Gonzaga nelle cerimonie più importanti, perché è un patrimonio veramente incredibile. Non solo sacro cristiano, cattolico, ma c'è anche la sinagoga. Il territorio mantovano e Gonzaga sono sempre stati molto tolleranti nei confronti degli ebrei, in particolare già dal 500 Vespasiano e anche il nonno tollerano con assoluta tranquillità e libertà l'insediamento di una comunità ebraica. Inizialmente nasce con un banco di pegni, poi viene aperta anche una delle prime tipografie ebraiche che stampano quindi libri, e la comunità ebraica di Sapioneta rimane dai tempi di Vespasiano ininterrottamente con diverse centinaia di abitanti di cultura ebraica fino alla Seconda Guerra Mondiale. Esiste ancora la sinagoga, quella che vedete è aperta al pubblico, visitabile, e oggi di proprietà della comunità ebraica di Mantova, non è più ufficiata perché non ci sono più ebrei residenti a Sapioneta, ma è ancora totalmente aperta al pubblico, fruibile. È stata riprogettata nel 1824 dall'architetto Carlo Visioli, la vedete qui, è molto molto interessante, e c'è ancora il cimitero ebraico, tenete conto che l'ultima sepoltura è nel 1937, quindi tempi relativamente recenti, alcune vie, alcuni palazzi hanno ancora
ebraici. Ma vediamo noi, questo signore che riguarda con la mano e che incute timore è Vespasiano. Il cerchio si chiude alla chiesa dell'Incoronata. La chiesa dell'Incoronata è un edificio che doveva glorificare Vespasiano dopo la morte. Lo doveva glorificare dopo la morte con un edificio che potesse celebrarne e tenerne il passato, il presente e il futuro per tantissimi secoli. La chiesa dell'Incoronata viene fatta costruire da Vespasiano ancora in vita, distruggendo un'antica chiesa che già c'era, dedicata a San Nicola, fra il 1586 e il 1588, per cui Vespasiano la concluderà ancora in vita e sovrintenderà tutti i lavori. Con testamento lascerà esplicite indicazioni alla figlia sulla sua sepoltura in un monumentale mausoleo che si trova nella chiesa dell'Incoronata. Questa dovrà essere la sua glorificazione per tutti i secoli a venire. Questa è la chiesa. Vedete che c'è l'altare maggiore al centro, è una chiesa ottagonale, è una forma molto particolare. C'è l'altare maggiore dove viene celebrata la messa al centro, subito di fianco all'altare a sinistra, quell'altare marmoreo è il mausoleo dove trova riposo Vespasiano Gonzaga. Questa è, la vedete, la cupola, c'è una bellissima finta prospettiva che però non viene decorata da Vespasiano, ma viene decorata molto più tardi. Appunto nel Settecento, sempre all'epoca della chiesa parrocchiale. Ci sono degli sfondati architettonici, ci sono delle cantorie con l'organo, ci sono varie cose, e appunto qui si chiude il cerchio del nostro racconto dedicato a Vespasiano, perché lui trova riposo qui in questo mausoleo. Nessuno sapeva esattamente se ci fosse veramente il corpo di Vespasiano, ma è stato trovato nel 1988, durante alcuni scavi, è stato trovato in un'intercapedine laterale, quindi per non farla trovare, il corpo di Vespasiano con un elemento molto particolare che vedete lì a destra, cioè il toson d'oro. Il toson d'oro è una piccola medaglia d'oro dell'ordine cavalleresco del toson d'oro, che era l'ordine nobiliare più prestigioso di tutta la nobiltà europea. Era stato insignito, grazie ai suoi agganci, chiamiamoli così, con il re di Spagna, nel 1585 poteva fregiarsi del titolo del toson d'oro, e anche dopo la morte aveva voluto conservare la medaglietta dell'ordine del toson d'oro, che oggi è esposta al Museo d'Arte Sacra. Nel febbraio di quest'anno, appunto, è stata fatta un'importante cerimonia dove è stato ricollocato il corpo di Vespasiano con i suoi figli all'interno del mausoleo. Poi dopo gli scavi degli anni 80 è stato messo in un deposito. È stata fatta una importantissima cerimonia in cui sono stati chiamati gli ultimi discendenti dei Gonzaga, che ancora esistono, presenziare a questa cerimonia. Dopo Vespasiano, cosa succede a tutto questo lavoro di una vita dopo Vespasiano? Vespasiano, come vi dicevo, non ha figli maschi, la figlia si sposa e appunto arriva, passa tutto ai nipoti, ai pronipoti. Alla fine del 600 la famiglia di Vespasiano si estinguerà, la figlia non si occuperà più di San Bioneta, vivrà in altri luoghi, passerà poi agli austriaci, passerà poi ai Gonzaga di Guastalla, l'ultimo ramo esistente, e poi seguirà le sorti dell'Unità d'Italia. Come vi diceva appunto il professore all'inizio, San Bioneta ancora oggi riveste importanza europea, è patrimonio UNESCO, città ideale, è finita anche al cinema. La settimana prossima, se la volete vedere, I Medici, la serie televisiva, è stata girata a San Bioneta. Bene, spero di avervi ascoltato. Sì, ci ha letto un sacco di cose, però io leggo piccola tele da Carlo Magno ai Gonzaga. Non mi sentite parlare di Carlo Magno, ma c'entra o non c'entra Carlo Magno con San Bioneta? In realtà c'entra come epoca di riferimento, non c'è un legame diretto fra Carlo Magno, e alcune fonti lo citano, ma le ricerche più recenti invece appunto parlano solo di un'epoca simile, ma non un legame diretto. Non è proprio così, allora vi dico io qualcosa su Carlo Magno, San Bioneta. No, l'abbiamo messo via inutilmente. Insula
sablonaria. Nei documenti altomedievali è citata così. È una insula. Il termine insula evoca la presenza di acqua. In effetti, il corso dell'Oglio, noi vediamo l'Oglio, è poco più che un rigagnolo adesso, no? Quando c'è la piena è un bel fiume, quando c'è la secca è l'Oglio. Prima del 1000 era una straordinaria via d'acqua, un'autostrada idrica, diremmo così. Aveva questa caratteristica, adesso lo sapete tutti, e chi non lo sa, glielo dico io, sfocia a Scorzarolo. Entra nel Po Scorzarolo. Prima del 1000, il percorso del Po quando, e dell'Oglio, quando arrivava a San Martino all'Argine, piegava a gomito verso sud, arrivava nella insula sablonaria, si distribuiva in più ranghi, circondando questa insula, si riuniva in un unico corso, sfociava tra Viadana e Cogozzo. Al di là, sulla sponda destra del Po, c'è Brescello, famoso Brescello. Non vi dice nulla il fatto che si chiami Brescello? Quando si parla del Portus Brixianus nei documenti, gli storici vanno a cercare dove fosse questo porto bresciano. Non sono mai riusciti a stabilire che fosse proprio Brescello, perché tutti gli storici moderni, contemporanei, che non guardano tutte le fonti, e io ce l'ho su con tanti miei colleghi, e non sono andati a riscoprire qual era l'andamento dell'Oglio nell'Alto Medioevo. Il percorso dell'Oglio era proprio quello che vi ho detto. Allora, l'Oglio era una grande via d'acqua, era una grande via di comunicazione, era una grande via di comunicazione commerciale. Si sviluppava sull'acqua il commercio dei manufatti di ferro, di cui era monopolista il monastero di Santa Giulia di Brescia, e si sviluppava sul corso dell'Oglio, sul corso del Po, partendo dalle saline di Comacchio, il commercio del sale, di cui era monopolista il monastero di Leno. Allora, Sabbioneva, Sabbioneta, Sablonaria sono i nomi che individuano il luogo che era collocato sul percorso terminale di questa grande via d'acqua. Allora si capisce il perché della posizione strategica, si capisce il perché anche i Gonzaga ne confermano questa vocazione, anche se al tempo di Gonzaga ormai l'Oglio non ha più il percorso che aveva, i commerci non sono più quelli, eccetera, eccetera, perché il percorso dell'Oglio è andato a finire, no? Con tutto un percorso, parleremo, se volete, magari facciamo una lezione ad hoc su tutte queste vicende. Allora, Carlo Magno arriva in Italia nel 774. Non vorrei anticiparmi cose che quando presenteremo il mio libro del giorno 16 novembre
avremo l'occasione di magari sentire anche queste cose, non ve le racconterò io, ma ci saranno i miei colleghi che avranno avuto la bontà di leggere il mio libro e poi lo commenteranno. Però lì io ho cercato di dimostrare, e le fonti lo testimoniano, di mettere mani sulla pazzia di Leno, mentre Desiderio è prigioniero e ha assediato Pavia. Mettendo le mani sulla pazzia di Leno, ha bisogno di avere dalla parte l'appoggio. Ed è in quel momento che scatta l'accordo, l'abate appoggia Carlo e in compenso ottiene il monastero di Leno l'assegnazione della corte di San Bionita, ecco perché troviamo nei diplomi che lo dicono direttamente da Leno, assegna la corte di San Bionetta, facendo sì che il monastero di Leno e l'abate di Leno completasse il controllo politico di tutta la via d'acqua, compresa appunto San Bionetta, che era l'unica corte, l'unico pezzo che non era sottoposto al controllo. Ecco perché c'entra Carlo Magno. San Bionetta era una realtà straordinariamente importante dal punto di vista economico, dal punto di vista economico-commerciale, e lo, questa centralità e questo ruolo lo assume ancora di più attribuito al monastero di Leno quando il monastero diventa un monastero imperiale, proprio perché Carlo Magno attribuisce al monastero questo ruolo. Quindi capite qual è la storia. Qui evidentemente abbiamo sentito, perché l'immagine che abbiamo di Sabbioneta è quella che Vespasiano ha dato alla realtà attuale, ma c'è una storia più antica che sta venendo fuori dagli studi più recenti, dai documenti più recenti, che proiettano un ruolo straordinariamente importante nei secoli dell'Alto Medioevo, che vuol dire che evidentemente c'era già un insediamento tardo antico romano, perché lì passava la via Postumia, e quindi anche su questi aspetti, da questo punto di vista, si potrà evidentemente proiettare ancora più indietro la conoscenza del ruolo strategico di San Bionetta. Scusate se ho fatto questa aggiunta, ma mi pare che sia veramente importante avere anche questo riferimento per, visitandola, avere tutti gli elementi a disposizione. Io vi darò delle indicazioni puramente organizzative. Ci sono che mi ha passato un altro. Lei ha fatto un discorso più ampio sulla correlazione tra San Bionetta e Carlo Magno, cioè la zona dove è attualmente sorge San Bionetta era abitata dai Franchi. C'erano Longobardi e è arrivato San Giovanni con le sue truppe, ha occupato man mano le varie realtà, compreso Leno, che era le proprietà personali della famiglia di Desiderio, e Desiderio l'ha assediato Pavia. Quindi arriva con il suo esercito a conquistare, quindi conquista ovviamente anche San Giovanni. Sono andata a smantellare la porta in quanto
sì, sì, è vero. Purtroppo, come dicevo, tantissimi edifici stabilmente hanno subito gravi danni dal terremoto. Sono stati restaurati già praticamente tutti, è stato fatto un intervento generale anche alla sinagoga, non è tutta completata, ma per un motivo molto semplice, cioè per una cazzo di fuoco, ovvero per un restauro globale, cosa di cui ci sarebbe necessità, non è ancora, non siamo ancora a quel livello di avanzamento, quindi se la potrete vedere, non so se adesso già hanno aggiunto un po' di numeri di persone, ma comunque è normalmente aperto al pubblico, questo sicuramente, sì, sì. Mentre parlando di film, mi so dire che hanno girato anche due scene di film, di Bertolucci, qualcosa di dire, dei Promessi Sposi, di Sistema. Esatto, una versione dei Promessi Sposi degli anni 80, il film di Bertolucci, sempre un po' qualcosa. Esatto, esatto, quelli lì. Grazie al professor Panone, grazie a lei, storico Maduro. Grazie a lei. Altri? Dov'è che andava a procurare quella somma enorme di denaro giusto ma tengo conto che già da parte di madre comunque la famiglia Colonna aveva dei debiti ricchissimi e poi alla morte delle prime due mogli lui mantiene comunque parte del patrimonio, mantiene parte del patrimonio di tutte e due le mogli. Per la prima moglie i feudi in Sicilia poi buona parte li restituirà ai familiari probabilmente per non avere problemi. Perché una volta quelle persone lì facevano le guerre e raccoglievano. Esatto, esatto. Sappiamo comunque che Vespasiano come ingegnere del Re di Spagna, come condottiero, eccetera, aveva degli appannaggi, cioè uno stipendio molto alto. Sappiamo dei documenti che comunque Vespasiano non andava in giro a gestire soldati e progettare piazze forti, ma del tutto gratuitamente solo per l'amicizia con i Re del Pane. C'era comunque un appannaggio molto molto alto, quindi aveva delle enormi possibilità economiche, date anche poi dai feudi ducali. Tutti i terreni agricoli erano tutti di sua proprietà, quindi tutte le rendite erano anche quelle. Relativamente piccolo, ma quando era di proprietà di una persona sola non c'erano problemi. Altre domande? Ecco, una comunicazione ludica, c'è a Savioneta anche una pasticceria storica, per il momento di quello che avrete, so che è un elemento che interessa sempre, per cui c'è la pasticceria Attina, cioè l'antico nome di Savioneta che è proprio nella piazza d'Armi, che è una delle pasticcerie più buone che ci sono al giro di 20 km, per cui ci sono anche dei dolci tipici con i nomi dedicati ai duchi di Savioneta, per cui c'è anche una cosa particolare. Fatta ad hoc, anche attraverso i prodotti tipici uno scopre un territorio. Bene, se non ci sono domande, mi auguro di essere qui presente lunedì per la lezione di cui abbiamo parlato e poi buona visita!